Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno. Vi farò scoprire tante cose buone e fresche per l'estate. Lasciate tanti like se vi piacciono i miei video Cosa mangio e iscrivetevi a questo canale che è il mio secondo canale dedicato alla dieta, al fitness, le ricette sane, e vi lascio il video. Ciao. E voilà ragazze, già davanti al mio computer pronta per lavorare. Mi sono preparata una colazione super super energetica, ricca di tutto: proteine, grassi, frutta, c'è tutto. Ho fatto i miei soliti albumi strapazzati che vi ho fatto vedere più volte in padella, con un pochino di dolcificante di truvia, su cui sopra ci ho messo il burro d'arachidi. E se avete visto nei miei vari vlog sul primo canale, ma anche nei Cosa mangio qua sul secondo canale, vi faccio vedere spesso. Poi ho aggiunto anche un po' di banana, perché ho voglia proprio di energia, di frutta. La banana è super energetica, con spolverata di cannella e burro d'arachidi. Provate questa accoppiata, è top. Poi, dato che volevo anche un po' di cioccolato fondente, mi sono presa un po' di cioccolato fondente a pezzettini, che lo adoro tantissimo, e anche ho messo un po' di marmellata, perché gli albumi, come vi ho detto spesso, ci potete mettere il burro d'arachidi, ma ci potete mettere anche un po' di cioccolato, perché se lo adagiate sopra, quando sono caldi si scioglie, diventa buonissimo, oppure anche un po' di marmellata. Potrò bere anche un bicchiere di spremuta d'arancia, che è questa qua. In alternativa, se non ho tempo, se non ho le arance fresche, mi bevo questa, che comunque è buonissima, perché spremuta d'arancia 100% senza zuccheri aggiunti, biologica, ed è veramente buona, la compro alla coppa. Come marmellata, questa qua, che è la Rigoni di Asiago, che l'adoro tantissimo. Poi questa ciliegie è una delle mie preferite, anche questa è senza zuccheri aggiunti ed è buonissima. Poi come cannella ho utilizzato questa qua, che anche mi piace tantissimo, questa polvere che fa tantissime spezie, mi piacciono veramente tanto. E poi come cioccolato questo, ve lo straconsiglio, 99% cacao, quindi è super sano ed è praticamente con pochissimo zucchero, però è molto amaro, quindi vi deve piacere il sapore di cioccolato molto strong. E quindi adesso mangio. Preparato la carne di tacchino con il rosmarino, i broccoli e l'insalata mista, e ho messo tanta paprika affumicata, quella di Tiger, che è troppo buona, è buonissima, la adoro troppo ragazzi, la metto ovunque. Il tutto accompagnato da del pane di segale, due fette di pane di segale, e poi c'è anche questo pane azimo di farro. Vedo l'ora di provarlo, basso contenuto di grassi. E faccio anche questo ketchup, questo è ketchup light, praticamente devo provare senza zucchero. Buon appetito. Per merenda oggi qualcosa di molto molto semplice, ovvero un po' di frutta, ciliegie fresche che mi piacciono tantissimo, e qua uno yogurt zero che ho improvvisato, l'ho fatto diventare al caffè. Faccio spesso queste cose, direttamente nel vasetto dello yogurt ci ho aggiunto un po' di truvia e un po' di caffè, infatti qua c'ho il caffè a cucchiaiate, così poi ho mescolato. E poi sopra ci ho messo, queste qua sono delle granelle di cacao puro, proprio fave di cacao tritate, buonissimo, super croccante, un po' di noci, appunto sempre per la fonte di grassi che mangio comunque sempre a ogni pasto, fanno tanto tanto bene. E quindi questa è la mia semplice merenda, il caffè che fa sempre bene, dobbiamo lavorare, quindi ci serve il caffè. Spesso, e penso di non avervi mai detto, c'è molto vapore, quindi non posso avvicinare. Comunque, praticamente sono dei fusilli integrali fatti con friarielli, sono tipo dei broccoli baresi più o meno, cime di rapa, friarielli e polpettine di pollo. È un piatto molto sano e proteico, perché comunque c'è il pollo, con i friarielli fatti comunque non soffritti, insomma, così. E poi ci metto peperoncino, un po' di finocchietto e un po' di olio a crudo, e sono buonissimi. E poi qua altro pollo a parte con altri friarielli, perdonate il piatto di carta ma ho tutti i piatti sporchi,
E quindi comunque raga, per questa consiglio.